Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E dovrebbe averci raggiunto Marco Ghedina, presidente dell'Ordine dei Veterinari del Trentino. Ieri c'è stata una presa di posizione importante. Cos'è che hanno scritto nella loro nota? Si sollecitano adesso i colleghi professionisti addetti a vario titolo e iscritti presso l'Ordine della Provincia di Trento di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte dell'orsa per eutanasia se non in precedenza concordata con il presente ordine. Ghedina, perché? Buon pomeriggio intanto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma questa è una scelta dovuta. Il nostro codice deontologico ci spiega molto bene in quali casi l'eutanasia debba essere applicata. E quindi per evitare inutili sofferenze all'animale o appunto per pericolosità, ma queste due principali prerogative non esistono, non ci sono in questo più. Caso, lei non dice. Non esistono più, perché l'orsa è stata catturata e quindi pericolosità non sussiste. L'animale è in buone condizioni e quindi non c'è ragione, lei dice. Aspetti solo un attimo, perché noi continuiamo ad usare una parola secondo me impropriamente, no? Parliamo, Luca, di eutanasia. Ora, per quello che so io, l'eutanasia è un'altra cosa. Tu scegli di morire e ti fai aiutare condanna da qualcuno. Morte, usiamo i termini giusti. Cioè, l'orsa non ha scelto di morire. No, è un'eutanasia a sua insaputa, esatto, come accade in Italia. Esatto. Cioè,